Nel primo turno del girone di ritorno, la Val di Sangro, che riceve il Bitonto, è a caccia del terzo successo consecutivo per proseguire nella rincorsa ai piani alti della classifica, impresa tutt'altro che impossibile alla luce del successo nel turno precedente della Provasto sulla capolista Isola Liri. Ettore Donati può finalmente disporre dell'organico al completo, mentre il tecnico pugliese deve rinunciare agli acciaccati Carriero e Ronzullo. Al quinto, i neroverdi si rendono insidiosi con un velenoso diagonale di Roselli che costringe Rossetti ad un impegnativo intervento. Al quattordicesimo rispondono i Sangrini, con il diagonale di Margarita bloccato da Bruno. Al diciannovesimo, indecisione difensiva dei padroni di casa, con un retropassaggio quantomeno avventato di Sparti che costringe Rossetti ad intervenire con i piedi. Il pallone colpisce Insanguine che non riesce ad approfittare, consentendo il recupero del giovane portiere di casa. Tre minuti dopo i pugliesi provano a pungere con Roselli su calcio piazzato, ma l'intervento in tuffo di Rossetti neutralizza la conclusione. Al 32esimo, sugli sviluppi di un corner di Bellagamba, la schiacciata di testa ad opera di Piperissa viene fermata sulla linea di porta da un difensore avversario. Al 37esimo il velenoso diagonale di Puca viene smanacciato in corner da Rossetti. Al 43esimo il risultato si sblocca. La girata a rete di Marasco viene intercettata da Bruno che non trattiene. Il pallone arriva dalle parti di Bellemo, il quale a ridosso della linea di porta spinge comodamente di testa il pallone nel sacco. Di lì a poco arriverà il duplice fischio del signor Affinito che consente ai Sangrini di andare al riposo sull'1-0. Nella ripresa gli ospiti partono col piede sull'acceleratore nel tentativo di riequilibrare il risultato. Al secondo la conclusione di Insanguine viene sventata in corner da Rossetti. Pochi istanti dopo arriva il pareggio del Bitonto. Il traversone di Roselli sfila dalle parti di Insanguine, il quale appostato sul palo opposto infila il pallone nel sacco. La Val di Sangro risponde con una girata in area di Marasco che al quinto sfila pericolosamente al lato. Al sedicesimo i Sangrini si riportano in vantaggio. Mattioli dalla sinistra scodella al centro per il ben appostato Piperissa che di testa infila il pallone nell'angolo alla destra di Vitucci che tre minuti prima aveva sostituito l'infortunato Bruno. Al ventesimo brividi per la retroguardia sangrina, con il pallonetto dell'esperto Insanguine che si alza di poco sopra la traversa di Rossetti. Al trentunesimo gli ospiti rimangono in 10, visto che Sardella rimedia il secondo cartellino giallo nel giro di 4 minuti che fa scattare ai suoi danni il conseguente rosso che lo costringe alla doccia anticipata. Al 39esimo il risultato viene messo al sicuro con il gran gol di Simone Bellagamba che infila il malcapitato Vitucci con uno strepitoso tiro sul calcio piazzato. Al 44esimo è ancora Bellagamba protagonista con la gran sciabolata dal limite che impegna severamente Vitucci costretto a smanacciare in corner. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Per la Val di Sangro arriva il terzo successo consecutivo che proietta l'11 di Ettore Donati nelle alte sfere della classifica. Nicola Ragno, tecnico del Bitonto, quest'oggi sconfitto sul terreno della Val di Sangro. Il risultato secondo lei rispecchia quanto visto realmente in campo? Ma fino a quando non c'è stato l'infortunio del mio portiere penso proprio di no, perché insomma alla fine noi abbiamo avuto qualche occasione da rete nel primo tempo, loro hanno sfruttato quella nostra indecisione e sono passati in vantaggio, però penso che fino a quel momento le due squadre stavano giocando tutta l'intera posta in palio e si stavano ben comportando tutte e due. Poi dopo l'infortunio del nostro portiere c'è stato un 5 minuti di sbandamento, oltretutto il nostro secondo portiere non ha giocato oggi perché era infortunato, quindi in quelle condizioni anche a livello psicologico la squadra ha subito questo trauma. Però per il resto alla fine è chiaro, con 11 contro 10 hanno chiuso la partita e va di sangue, perché tutto a giocatori di qualità che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento, e a quel punto non c'è stato più niente da fare per noi. Secondo lei la Val di Sangro potrà tentare una scalata al vertice, adesso non più tanto lontano come lo poteva essere qualche settimana fa? Bah, guarda, io l'ho vista l'andata da noi, alla prima partita, era la prima partita, però io ritengo che ha tutti i mezzi per poter puntare in alto. Ho visto anche le altre, ho visto l'Isola Liri, ho visto il Manfredoni, il Vasto, che secondo me sono le squadre che possono
possono alla fine ambire alla vincita del campionato, però ritengo che il Val di Sangro ha un'intelligenza di squadra molto tecnica, con giocatori di qualità, e alla fine secondo me se commetterà meno errori rispetto a quel periodo di, secondo me, di fase in cui ha ricevuto pochi punti, potrà fino alla fine dire la sua. Per quanto riguarda la sua squadra, ricca di elementi anche di un certo spessore dell'olio in sanguine, tra questi il campionato è soddisfacente finora? Più che soddisfacente, noi stiamo attraversando un momento particolare dove tanti infortuni, squalifiche, purtroppo stiamo pagando il discorso che non abbiamo una rosa con tantissimi elementi, però è chiaro che noi abbiamo l'obiettivo di salvarci, di uscire fuori da questa situazione, abbiamo un gruppo che sta lavorando e sperando un po' che con il lavoro alla fine paghi un po' tutti i sacrifici che stiamo facendo, cercando di uscire quanto prima da questa zona play-out. Il direttore sportivo della Val di Sangro, Franco Di Battista, analizziamo questo terzo successo consecutivo, quinto risultato utile che vi proietta nelle zone alte. Adesso la vetta non è più una chimera come poteva esserlo qualche settimana fa. Sì, diciamo di sì. La squadra si sta esprimendo bene, veniamo da 5 risultati utili, però non bisogna fermarsi né guardare indietro, bisogna continuare perché è un campionato difficile, però io sono fiducioso, lo ero quando le cose andavano male, sono oggi fiducioso perché riponiamo grande fiducia in questa squadra qui. Una squadra che ormai da tempo ha abituato i propri tifosi a partite ricche di emozioni, sta divertendo. Se possiamo, meglio evitare. Sì, anche oggi abbiamo sofferto, secondo me, la grande corsa, il grande agonismo del Bitonto. Primo tempo diciamo che ci sono stati anche superiore, poi siamo stati bravi dopo che loro hanno pareggiato a non demoralizzarci. È venuto un bel gol di Piperis e poi è venuto anche un altro bel gol di Bellagamba. Però, insomma, ecco, come ho detto prima, non bisogna fermarsi. Ci godiamo questa vittoria, però finisce martedì. Da martedì si ricomincia a pensare a una trasferta difficile come quella di Boiano. Il Bitonto, per chiudere, è una formazione che vi porta fortuna. 2 gare, 2 vittorie, 6 gol realizzati contro questa squadra. Ci porta fortuna. All'andata noi soffrimmo lì i primi 20 minuti, poi ci fu un gran gol di Marasco che sbloccò il risultato. E anche oggi, se andiamo ad analizzare, probabilmente forse 3 gol mi sembrano un po' eccessivi, perché fino all'1-1 io ho temuto che questa partita non finisse nei migliori di modi. Però ecco, ripeto, sono stati bravi i ragazzi. E oggi voglio ringraziare la grande ospitalità e la grande signorilità dei dirigenti del Bitonto, perché quando andammo noi all'andata lì veramente furono cordiali al massimo.